adesso lasciamo un attimino da parte i mondiali a cui abbiamo dedicato tutta la prima parte della nostra trasmissione e dedichiamoci finalmente al nostro Lecce, di cui già abbiamo abbozzato qualche novità nella prima parte. Abbiamo il piacere di avere qui con noi in collegamento telefonico, e lo ringraziamo anticipatamente, il direttore generale della Lega Pro, Francesco Ghirelli. Direttore, è qui con noi. Buonasera. Buonasera, grazie direttore per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi, non a me. Direttore, buonasera, Massimiliano Cassone. Pronto? Pronto, direttore, buonasera, Massimiliano Cassone. Buonasera. Salve, direttore. Noi volevamo chiederle, innanzitutto, con quali criteri verrà impostata la composizione dei nuovi gironi del campionato prossimo? Ti potrei rispondere con una frase famosa, a saperlo. No, sto scherzando. Nel senso che bisogna ancora aspettare un attimo le iscrizioni, c'è ancora tempo per i gironi, perché manca una, diciamo, un club che dovrà sostituire la Nocerina. E poi bisogna, perché siamo a 59, poi bisognerà vedere se tutte quante quelle che sono ai nastri di partenza si iscriveranno. Il 25 ci sarà la prima verifica con i criteri infrastrutturali, gli stadi eccetera, e poi il primo di luglio vedere che cosa succede dal punto di vista di tutte le altre scadenze, quindi le fideiussioni eccetera. Poi ci sarà eventualmente la parte delle fideiussioni, dei ripescaggi, e poi a quel punto si ragionerà sui gironi. Secondo me è ancora presto per direttore, ragionare. Direttore, sono Silvia Famularo, mi ha conosciuto. Buonasera. Noi non vogliamo sapere come saranno composti i gironi, perché è ovvio che bisogna aspettare. Sì. Vogliamo sapere il criterio che voi adotterete. Questo però è un criterio che discuterà il direttivo quando si troverà di fronte alle questioni relative alla composizione. Quindi io no, nel senso che vorremmo sapere se sarà un campionato veramente nazionale o interregionale, nel senso che se si vuole dare più adito all'economia, allora bisogna fare A nord, B centro, C sud. Se invece si vuole dare un respiro nazionale, si dovrebbe mischiare le squadre. Questo... Ecco, lei ha delineato i due criteri con i quali il direttivo si misurerà dal punto di vista delle composizioni. Cioè, da un lato si misurerà esattamente, i due problemi sono stati, lei li ha delineati, come li scioglierà il direttivo, onestamente bisognerà vederlo. Lei che cosa ne pensa? Bella domanda. Bella domanda. Io in genere, voi mi conoscete, sono uno che non è alieno a non dire come la pensa. Io devo dire che mi trovo combattuto, perché da un lato logicamente un campionato nazionale è un campionato bellissimo dal punto di vista della dinamica, certamente, però non posso non vedere quanto oggi la crisi morda dal punto di vista finanziario eccetera. Poi si aggiunge giustamente da parte di alcuni, bisognerebbe vedere quanto realmente costino i trasporti rispetto al costo complessivo di una squadra. Sono questi gli elementi da valutare. Credo che il direttivo con molta oculatezza ragionerà e poi scioglierà questi temi, questi problemi. Sì, sempre per non rischiare, direttore, di avere un campionato squilibrato poi, cioè di avere un girone fortissimo e un girone molto molto meno forte. Bisogna stare attenti. Questo, certo, però lei come sa, purtroppo da questo punto di vista dipenderà un po' dal criterio che il direttivo scioglierà, se prevarrà un po' una discussione sul versante delle cose che poco fa voi avete detto, quindi ce li avrà presente questi elementi. Più o meno come date, direttore? Come data, quando verrà sciolto questo nuovo? Dopo i ripescaggi, quindi parleremo verso la fine di luglio.
Direttore, senta, si entra nella novità della Lega Unica. Quali saranno le altre novità, quelle che possiamo sapere fino ad adesso, della nuova stagione? Beh, intanto, diciamo, è una Lega con 60 squadre, 3 gironi, quindi diciamo la riforma è completata, va bene? Sì. Dal punto di vista numerico, che prevalentemente però è una riforma di regole, cioè nel senso di un equilibrio economico-finanziario, di una maggiore competitività tra il dato dell'equilibrio economico-finanziario logicamente esalta la competitività sportiva perché mette tutti sullo stesso piano, obbliga tutti quanti a stare nello stesso piano e nelle regole. Dopodiché ci sarà un campionato che per la prima volta vedrà anche lo streaming delle partite, quindi un tentativo chiarissimo di andare a recuperare un pubblico di giovani, riportare la gente allo stadio, cominciare a far sapere ai giovani che c'è la squadra della propria città, a farli interessare, a farli emozionare da questo punto di vista. Un campionato che proverà ad essere normale negli stadi, cioè dal punto di vista delle biglietterie. Io mi auguro, stiamo ragionando con il Ministero, ma il Ministero è molto attento, che la Lega vada oltre i play. Nei play abbiamo visto tante persone che sono tornate allo stadio, tanti giovani, tanti bambini, tante donne. Vorremmo consolidare quell'elemento, cioè far sì che si possa riprendere un rapporto con lo stadio con la normalità e superare l'emergenza, le misure che hanno caratterizzato l'emergenza. Direttore, buonasera anche da parte mia. Le volevo fare questa domanda. Si è sentito in questi giorni di un interessamento anche da parte di Sky per la Lega Pro, quindi potrebbero arrivare anche dei fondi, dei finanziamenti importanti, qualora la TV satellitare voglia prendere magari anche qualche pacchetto. È in fase di studio questa ipotesi, si diceva. Allora, io queste voci le ho sentite come voi, ma non sono andate oltre al momento alle voci. Allora, noi dobbiamo tener conto di due, secondo me, di due elementi. Il primo elemento è che noi siamo un campionato che deve mantenere con grande oculatezza una visibilità del chiaro, cioè per mantenere la sua caratteristica popolare, la sua caratteristica di attrarre più gente allo stadio. Nello stesso tempo, logicamente, deve trovare delle risorse economiche e finanziarie che servono ai club per i loro bilanci, per il loro budget. Bisogna quindi mettere insieme un equilibrio che, se Sky dovesse arrivare, però io non ho a questo momento notizie se non quelle che mi dite voi, sì, se non l'interesse, bisognerà però salvaguardare complessivamente il dato tra le risorse finanziarie e nello stesso tempo il dato della visibilità generale, della visibilità in chiaro. Abbiamo assistito, noi ovviamente che siamo parte interessata, parlando da Lecce, a quella che è stata la finale dei play-off del girone B, quella gara a Frosinone che ha vissuto un epilogo sicuramente censurabile. Abbiamo visto che sul fronte della sicurezza ancora tanto si può e si deve fare. Io lo dico in generale, se noi non ritorniamo a uno stadio che sia accogliente, che non ci siano elementi di violenza, che possa far tornare i bambini e le bambine, che possa far tornare i ragazzi e le ragazze, le famiglie, questo calcio rischia il crack. Quindi noi dobbiamo fare tutto quello che è nelle nostre forze, nelle nostre energie, perché questo calcio veramente se la smetta con gli episodi di violenza, elimini i violenti e consenta alla gente che vuole divertirsi di potersi divertire. Direttore, sono sempre Silvia. Io devo dire che come Unione Sportiva Lecce, noi come Unione Sportiva Lecce abbiamo creduto moltissimo nei vostri dettami, diciamo, che ci avevate mandato per i play-off, tant'è che abbiamo fatto accoglienza e abbiamo avuto veramente grande successo anche con gli ospiti che si sono dimostrati in casa veramente degli spettatori fantastici. Non abbiamo ricevuto assolutamente
un ricambio da parte delle squadre che avevano giocato i playoff. Noi crediamo non solo come Unione Sportiva, ma come tifosi salentini, perché lei lo sa che abbiamo fatto supporters trust eccetera, crediamo in un calcio migliore, però non abbiamo avuto rispondenza. Voi che cosa ne pensate di quello che è successo poi durante i playoff? Vede, guardi, io affondo ancora di più la cosa che dice lei. Lei sa che noi ci battiamo per gli stadi senza barriere, va bene? Sì. Per far ritornare la gente allo stadio. Lei si immagini come il sottoscritto abbia vissuto la vicenda Salernitana-Nocerina? Certo. Allora, le faccio questo esempio perché gli uomini e le donne di buona volontà, di fronte a una difficoltà di quella natura, oppure magari la non rispondenza che lei ha poco fa descritto, non si devono arrendere, devono proseguire a lottare, perché sennò altrimenti vincono i prepotenti, vincono gli altri. Dobbiamo proseguire. Io, se dovessi pensare che dopo essere andato per 15 volte almeno per 2 anni di seguito in quelle città, per dire bisogna lavorare per fare i derby aperti, che non ci sono, mi sono trovato di fronte a quella cosa lì, avrei la prima cosa che ho detto è che io mi sento quella sconfitta, mi sento responsabile di quella partita Salernitana-Nocerina, sebbene ho combattuto esattamente in un'altra direzione, sì. E però non bisogna mollare. Anche se in quel caso ci sono state altre responsabilità, devo dire, no? Però io faccio parte di questo sistema calcio, sì. Per cui a quelli che guardano la partita, che hanno visto quella cosa, io mi sento responsabile di quella vicenda. Per me è stata una sconfitta. Sicuramente sì, però non so se lei ricorda la curva del Lecce, i 2500 tifosi che sono andati a Frosinone e che non hanno assolutamente reagito alle offese che ci facevano. Io ero in curva, per cui mi sono trovata con l'invasione di campo, con i tifosi sotto di noi. Per fortuna che nessuno ha reagito e non c'è stato, perché se no sarebbe stata una carneficina. Quindi veramente noi siamo stati purtroppo autori di quello che è successo lo scorso anno contro il Carpi. Siamo stati denigrati, ci hanno chiamato bestie, ce ne hanno dette di tutti i colori. La società ha pagato e devo dire che quest'anno magari un accenno di più alla nostra, al nostro fair play, al fair play dei nostri tifosi, lo gradiremmo. Lei ha ragione. Le ricordo semplicemente, però mi permetto di dire, che nel momento in cui avveniva quelle vicende dell'anno passato, noi abbiamo cercato in accordo con voi di valorizzare anche tutti gli aspetti positivi, sì. Premiando lo steward che era stato protagonista di quella vicenda, in modo tale da mettere in risalto che ci sono stati certamente quei fatti negativi, ma che c'era una città, una tifoseria, una società che l'ha schierata in maniera diversa. Questo non elimina logicamente il dolore che lei ancora una volta si avverte dal tono delle parole che dice e che pronuncia. Da questo punto di vista però le garantisco una strada lunga da percorrere, perché questo paese è stato abituato per troppi anni a non andare nella direzione giusta. Direttore, quindi cerchiamo di fare tutti meglio, di iniziare da noi, anche da voi, magari anche proprio nella composizione dei gironi. Vabbè, vediamo. Cerchiamo un po' di darci una mano allora tutti insieme per rendere questo sport ancora più bello, o renderlo nuovamente bello, perché negli ultimi anni sinceramente sta lasciando a desiderare. Sì, però devo fare i complimenti, devo dire adesso sinceri, al direttore Ghirelli, perché noi non ci troviamo in Lega Pro tanto bene, perché ci siamo abituati alle vette, però quello di quest'anno, a parte la fine, è stato un bellissimo campionato, entusiasmante, ci è piaciuto molto giocarlo. Io credo che Gabriele De Pandis volesse chiedere qualcosa. Sì, direttore, innanzitutto buonasera. Buonasera. Il ritorno
in Lega Pro di Foggia e Ancona rende ancora di più la Lega Pro delle grandi piazze? Beh, diciamo, si muove in quella linea con quale abbiamo lavorato in questi anni, a far sì che accanto all'essere la Lega dei Comuni, dei Gonfaloni, della storia dell'Italia calcistica, si potesse riportare in Lega Pro tutta una serie di città che avevano una grande tradizione calcistica e anche una capacità di rapporto con i tifosi molto ampia. Il fatto che quest'anno siano arrivate l'Ancona, la Lucchese, la Pistoiese, il Piacenza, certamente va in quella direzione, quindi da questo punto di vista mi sembra positivo. Direttore, un'ultima domanda, visto che questa è una trasmissione sui mondiali, volevo chiederle il suo parere sull'Italia e soprattutto chi secondo lei vincerà questi mondiali. Sull'Italia una cosa da non seguire è che eravamo bravissimi fino a dover vincere dopo la vittoria con l'Inghilterra. Adesso sento i commenti, siamo diventati i peggiori in assoluto. Dobbiamo mantenere un equilibrio, un campionato difficilissimo prevalentemente per le condizioni climatiche che ci sono lì. Basta considerare alcuni elementi. Il primo, per esempio, le squadre africane sembra che vadano, che pur non vincono, però sono fisicamente fortissime, hanno una grande difficoltà, tant'è vero che sembra che non corrano. Le squadre europee sono tutte in difficoltà dal punto di vista fisico. Guardate quanti errori tecnici ci sono, non è possibile che siano determinati nelle diverse partite da problemi di qualità calcistica, di tecnica. Molto probabilmente il clima, la particolarità di quel clima molto quasi una sauna, quindi con una difficoltà di respirazione. Io penso che in quel clima siano favorite le squadre, nettamente le squadre sudamericane e le squadre che hanno una capacità di adattabilità al clima in maniera migliore delle altre. Quindi, direttore, l'Italia chi vince? Mi auguro che ce la faccia, ecco, me lo auguro per il movimento calcistico italiano. Quindi lei vota quota Italia come vincitrice dei mondiali? No, io spero che l'Italia ce la faccia superare questo turno, perché è già difficile. Per la vittoria finale io credo che le squadre sudamericane siano nettamente favorite. Direttore, noi la ringraziamo per la sua gentilezza, per la sua pazienza. Grazie, perché ne abbiamo veramente approfittato. Buona serata. Grazie direttore, grazie. Buonasera. Grazie. Io vorrei ringraziare anche l'ufficio stampa della Lega Pro con Gaia Simonetti. E io l'ufficio stampa nostro, che ci fa segno che il risultato è cambiato, siamo sul 4-0. Siamo sul 4-0, dobbiamo chiudere tra poco, quindi parliamo velocemente di queste operazioni, di mercato che sono fiato, perché tutte avremmo già dovuto chiudere. Tutte ad un fiato, allora passiamo la palla a Gabriele. Gabriele, vai tu, l'operazione di mercato del Lecce. Beh, sì, innanzitutto il Lecce ha confermato Filippo Perucchini, un portiere di sicuro affidamento, nonostante l'anno scorso non abbia avuto quella continuità di rendimento durante tutta la stagione. Il Lecce segue sempre Vacuo, è un attaccante capace di spostare gli equilibri, capace di segnare 15 gol in stagione senza problemi. E innanzitutto sono state sistemate le comproprietà relative a Francesco Todisco, il giovane centrocampista della Berrettini Enrico Diamante dell'anno scorso, di Leonardo Nunzella, accasatosi anche quest'anno a Lanciano, e attendiamo ulteriori. E ieri c'è stato l'incontro all'Ata Hotel tra il procuratore Tateo, che è procuratore della Rocca, e il procuratore anche di Catania, del procuratore della Rocca e di Bleva. A me assolutamente non che non mi piace della Rocca, non riesco a vederne l'utilità. Aspetti perché... di vedere la compagna per giudicare. No, assolutamente. anche perché noi abbiamo sempre detto che lì c'è bisogno di un bomber che vada in doppia cifra. Dalla Rocca in doppia cifra non è andato nemmeno negli ultimi 2 anni. Quindi, detto ciò, non perché non mi piaccia
della Rocca, assolutamente, perché io ti piace sognerei, più Vago, diciamo. Assolutamente sì, perché io felice Vago, quindi preferisco tranquillamente Vago. Massimo un po' più giovane, me l'ha confidato prima della diretta. Sì, vero? sì, assolutamente sì. Comunque per adesso Pierpaolo dobbiamo chiudere per forza. Perché così ci fanno, mangiamo. Ci fanno gestarci, poi dobbiamo mangiarci. Dobbiamo ringraziare Meeting. Scusa, dobbiamo ringraziare anche la chi ha vestito oggi Carmen. Grazie. Chi ti ha vestita? Chi ti ha non vestita? Vogliamo sapere chi ti spoglia, però almeno dici chi ti ha vestito. Grazie. Grazie Loredana Diniz, come sempre gentilissima, e grazie per questo bellissimo vestito. La ringraziamo, la salutiamo anche noi, perché sappiamo che ci segue fedelmente in questa nostra nuova avventura. Si chiude qui anche la seconda puntata dell'Eccezionale Mondiale. Vi diamo appuntamento a martedì prossimo, sempre alle 21.15, sempre su Canale 8. Da parte mia, grazie a Silvia Famularo e a Gabriele De Pannis per l'amichevole e cortese pazienza che hanno avuto nel essere ancora con noi a formare questa squadra. Un saluto a Massimiliano e alla nostra Carmen. Buona serata, nonostante questa sconfitta d'Italia. Ci rivediamo martedì. La 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 la